Dico da lì mentre si cammina, perché sennò se mi esci dall'inquadratura, Giulia. Va bene, dai. Abbiamo uno schermo frontale, lei non lo usa. Ok. Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No. Cosa? Iscriviti! Qui scendiamo momentaneamente dall'argine e attraversiamo campo. In realtà si potrebbe anche continuare lungo l'argine, si allunga, ma le tracce fornite dal cammino partono di qua. E la traccia GPS fornita sul sito di Navicelli ha qualche problema in questa zona, per cui conviene non lasciare l'argine, continua sull'argine, allungate un pochino, almeno non dovete fare queste gincane tra i fossi. Stiamo praticamente passando in mezzo a terreni agricoli ai bordi tra un campo e l'altro. Che di là c'è il fiume, anzi no, di là ci sono delle pozze molto estese e oltre le pozze c'è l'argine. Forse era meglio non abbandonare l'argine e continuare sull'argine. Noi abbiamo seguito la traccia GPS e vediamo dove ci porta. Ed ecco di nuovo l'argine e ora noi andiamo a riprenderlo e saliamo là dove c'è quella rampa e poi continuiamo di nuovo sull'argine fino a Cascina. Io francamente vi consiglio di non seguire la traccia, di continuare a seguire l'argine senza fare deviazioni. Si sale sull'argine di nuovo con una scaletta e siamo di nuovo sull'argine. Qui vedete l'Arno, si ha un po' di corrente, il colore è sempre lo stesso. D'altra parte, dopo aver attraversato Firenze, cosa pretendete? Un chilometro a Caprona, dove c'è una torre citata anche nella Divina Commedia. No, muretto, non ti fidi? Con calma. Per la serie gente che cammina sui muri e dove trovarla, eccoci qua. Potevamo passare sull'asfalto, abbiamo deciso, vedete che ci sono le scalette, ma abbiamo deciso di continuare comunque su quel muretto, eh? Noi ci adattiamo a tutti i tipi di cammino, anche a quelli con la scala mobile, eh? Nel caso. In effetti abbiamo usato la scala mobile in alcuni cammini, tipo Sant'Agostino. Se la torre di Caprona è quella là, è veramente maestoso, perché è proprio in cima a uno sperone roccioso che domina il corso dell'Arno. La pieve di Santa Giulia a Caprona. Ecco qua, Caprona, Vico Pisano. Sembra che stia scendendo in casa di qualcuno, invece no, si sta solo andando a prendere l'argine. Quindi diciamo addio a Caprona e qua di nuovo l'argine dell'Arno, no? Dell'Arno qui. Quanta legna, però è basso il livello, eh?
si vede dove arriva, quando arriva in piena, come alto. E qui passare la Vulcania potrebbe essere una bella esperienza, sai? Non so se voglio fare. Qui si vede proprio bene la posizione dominante della torre di Caprona, che è proprio l'estrema propaggine di un promontorio roccioso che domina il corso del fiume. Bello, bello. E davanti a noi abbiamo Argine fino a Cascina. La nostra pausa pranzo, vista torre di Caprona da una parte, cimitero dall'altra. Siamo seduti sull'Argine, su una scaletta, per non bagnarci, vedete? Io sotto e Giulia sopra. Lei ha un'altra fetta di torta della mamma, io ho il pane toscano col prosciutto. Buon appetito! Ecco, 300 metri da dove ci siamo fermati a mangiare sulla scaletta sull'Argine c'era un parchino con le panchine e la fontanella. No, non è stata picchia. Non è stata picchia, è una renna quella. Ma di cartone. Oh signore. C'è la cornice, proprio col sole dietro. Qui siamo a Oliveto Terme. Questo è il muro che a volte sostituisce l'Argine. E là indietro abbiamo potuto salire sul muro e continuare sul muro. Però siccome faceva anche da muro di recinzione di alcune case, sarebbe stato come camminare sul muro di recinzione di qualcuno. Io, se vedessi qualcuno che mi cammina sulla recinzione, non la prenderei tanto bene. Allora, per cui siamo scesi con la roncola, non ce l'ho, lupara. E per cui siamo scesi dall'Argine, stiamo passando in paese, comunque è tranquillo. Oh, questo è il muro, e francamente camminare sul muro, da una parte c'è poca caduta, ma dall'altra, se uno perde l'equilibrio, qui l'Arno. E la gnometta che non mi aspetta, fa anche rima. Hai visto quante panchine ci sono? Sì, però questo è il Lungarno, uno si siede qui e poi può ammirare il muretto. Vabbè. Che da tanta parte dell'orizzonte il guardo esclude. Il parco termale di Oliveto. E guardate qui che belle rocce fin giù in paese. E qua sopra sono tutte cave. Sono le cave là sopra. Abbiamo meno di 3 km per arrivo a Cascina. Ma che bella! Cosa? Non ho capito bene che tipo di uccellino, era piccolissimo. E ormai stiamo costeggiando un'area industriale alla nostra sinistra, e alla nostra destra c'è l'Arno, però è dietro questa muraglia di vegetazione, per cui è praticamente impossibile vederlo. Niente, arriviamo e visitiamo Cascina, che dovrebbe essere una bella città. La tappa dell'Argine. Ma no, non dicevo te, dicevo che la tappa di oggi è stata fatta quasi tutta sull'Argine. Come siamo permalose. Cammina. Davanti a noi il Monte Bianco, ma non quello della Val d'Aosta, 4000, ma quello qui in Toscana. Poi un bel laghetto di una cava, il Monte Perocchio, quello è Lugnano, quel paesino, ridente paesino, ridono tutti i paesini quando c'è il sole. Paesino. E là c'è il ponte che attraverseremo per entrare a Cascina, perché abbiamo quasi concluso la tappa. Contento? Abbastanza, sì, dai. Sì, anche se arrivo qua tra aree industriali e cave non è il massimo, però comunque siamo sempre sull'erba e sull'Argine. Passa sopra le chiuse, ci hanno fatto anche la scaletta, ci hanno fatto. E direi che ormai il verde ha gli sgoccioli. E gli sgocci come questo rigagnano anche. Eccoci al ponte, ora noi giriamo a destra e andiamo a Cascina. Domani da Cascina rifaremo il ponte e riprenderemo l'Argine in direzione di Dico Pisano. Per cui anche domani un po' d'Argine ci aspetta. Oggi è il giorno di mercato a Cascina, però stanno già sbaraccando tutto, è rimasta solo la sporcizia. Vediamo un po', questa è la piazza principale. No, non è la piazza principale.
la pieve di San Giovanni e Santa Maria Assunta, e che però è chiusa. Vediamo se l'altra. Tre chiese c'erano e tutte e tre chiuse. Una, due e tre. Tutte chiuse. Avevamo paura che qualche turista si infilasse per sbaglio. Un monumento ai caduti col presepe, quel che rimane delle mura di Cascina. Destra!